Cammino quaresimale. Sabato della seconda settimana. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Luca 15:1-2. L'episodio narrato dall'Evangelista Luca colpisce il nostro cuore e i nostri occhi. Immedesimandoci nel racconto, lo comprendiamo come indirizzato a noi dall'amore di Gesù, non dall'atteggiamento di eventuali moderni farisei e scribi. È la storia vera di una dimensione di vita insegnataci da Gesù, che ci invita alla concretezza nell'amore singolare verso di Lui. Egli è la fonte della vita, il segreto della felicità, il pegno della salvezza. Ogni peccatore, se incontra Gesù, incontra l'amore sincero e profondo e si stabilisce in Lui. Chi non si sente peccatore davanti a Dio? Chi potrebbe dubitare dell'amore di Gesù? Chi non si sente incoraggiato ad andare da Lui per mangiare con Lui e di Lui? Ci sono molti che non sanno, non conoscono, non vivono, non partecipano al banchetto d'amore con Gesù. Ed è per questo che molti sono infelici o si sentono tali. Quelli che, come i farisei e gli scribi, criticano o non credono, non hanno mai gustato il piacere vero di sedersi a mensa con Gesù e mangiare con Lui cibo di vita eterna. Chi mangia di Lui diventa vita senza fine. Un giorno la folla nel deserto poté sperimentare la gioia del banchetto divino e fu sazia d'amore. Mi hai scelto, mi hai chiamato, mi hai invitato. Voglio venire, sedermi alla tua mensa, inebriarmi del tuo amore.